Fratelli e sorelle bianconeri, è terminato. Finalmente è terminato questo campionato, questo calvario. Vinto sì, senza grande gloria, diciamo, con l'ennesima sconfitta maturata, due sconfitte praticamente nelle ultime due giornate. Sì, che oggi è stato accentuato il turnover, molti ragazzi. La cosa che mi fa felice è che lo scaccolatore mi ha ascoltato, vi ricordate il mio appello? Mi ha ascoltato, anche Ronaldo mi ha ascoltato, insieme lo hanno capito e finalmente lo hanno preservato per il Lione, la partita della vita, dove ci si gioca veramente una stagione, che non basta questo scudetto risicato, parliamoci chiaro. E sperando che ci sia un Ronaldo informato Atletico Madrid, l'importante era preservarlo, evitare infortuni stupidi. E preservare De Ligt e Ronaldo è stato fondamentale, sperando in un recupero miracoloso di Dybala, ma in questo momento dobbiamo aggrapparci ai nostri fuoriclasse, ne abbiamo pochi. È stato giusto preservare finalmente Ronaldo, ha anteposto la squadra alle proprie fortune personali, ha capito che è inutile inseguire pallone d'oro, scarpa d'oro, cannoniere, titolo cannoniere. Con Lione, ragazzi, ci si gioca tutto, ci si gioca tutto. Detto questo, l'aver schierato 5-6 ragazzi durante la partita non giustifica l'ennesimo scempio, diciamolo. Non possiamo sicuramente essere soddisfatti delle solite e disastrose prestazioni di Danilo, di Rugani, di Matuidi, Bernardeschi. No, basta. Ora, a questo punto non voglio neanche nominarlo Bernardeschi, non voglio neanche nominarlo. Vi dico invece, sapete cosa? Ah, come gioca Zaniolo! Quello sarebbe da prendere, porca puttana. Ma accetteranno mai Bernardeschi e qualche altra contropartita? La Roma è così idiota da cedere un gioiello per due o tre schifezze che vogliamo proporgli? Non credo proprio. Dovrà uscire qualche soldino la Juve. Detto questo, ragazzi, sì, onore a questi ragazzi, ragazzini dell'Under 23 che hanno fatto il loro, hanno provato a mettercela tutta, ma sinceramente il divario era troppo. E ripeto, questi ragazzi uniti ad altre merde che sono nella nostra rosa, ahimè, sono molti, molti di loro sono titolari di questa Juve, e la frittata è fatta. Certo, ora si dirà, la Juve ha vinto il campionato per un punto, la Juve intanto non avrebbe mai schierato questa squadra le ultime due giornate di campionato se lo scudetto fosse stato punto a punto, diciamola tutta. E poi l'Inter che già sta festeggiando, pensate quanto sono idioti, quanto sono imbecilli, festeggiano per essere arrivati a un punto di distacco, cioè completamente. Antonio Conte ha vinto questo qua, guardate, questo qua, questo bel pacco ha vinto. Che cosa hai vinto a meno uno, idiota? Che non abbiamo giocato le ultime due giornate. Sì, resterà lì in grafica di essere arrivato a meno uno. Meglio, così ti resta l'acquolina alla bocca di essere arrivato vicino. E invece hai preso questo. Sì, un punto, hanno fatto il famoso triplete, hanno vinto di un punto. Sì, perciò che cazzo è un punto, mezzo punto, due punti. L'albo d'oro, come diceva il Beccamorto, il cavallo che mette il muso davanti all'altro e arriva davanti. L'albo d'oro poi si legge quello lì, non importa se hai vinto di un centimetro, di 10 metri, si legge l'albo d'oro. Detto questo, ragazzi, venerdì ci si gioca veramente tutto. Non basteranno De Ligt e Ronaldo, sinceramente, per quanto siano forti, non basteranno se non verranno supportati da una prestazione decente da parte di tutte le merdacce che abbiamo in rosa. Non lo so, sono molto pessimista. Il Lione ha dato battaglia fino al 120° contro il Paris Saint Germain. Non sono riuscito a fargli neanche un gol. Neymar, Icardi, Di Maria, non sono riuscito a fargli un gol in 120 minuti. Noi ne dovremmo fare 2/3 se prenderemo un gol, perché lo prendiamo sempre, dovremmo fare 3 gol. Non lo so. Ragazzi, vedremo. Boh. Magari un'annata così merdosa veramente in Coppa scatterà la famosa scintilla. Dobbiamo aggrapparci a qualsiasi cosa, alle scaramanzie, non lo so. Perché se andiamo con realismo, se andiamo con la testa,
se andiamo con i fatti, con le statistiche, non c'è possibilità in questa Champions League, se andiamo realisticamente. Poi è chiaro che da tifosi ci proviamo e sogniamo, però boh, ci appelliamo ai miracoli, ma i miracoli difficilmente accadono nel calcio, ragazzi, fino alla fine.